Buongiorno a tutti, è un onore essere qui, ma non solo. Penso che sia anche un momento importante questo di chiusura, no? Momento finale di riflessione su quella che è stata un'attività, diciamo, sperimentale. Quindi si è sperimentato questo nuovo strumento che è il Piano e a mio avviso poi appunto vedremo le condizioni e le tempistiche, è la base per poi un secondo tempo dove invece si può decisamente entrare nel merito in maniera molto più massiva e diciamo, completa su tutto il fronte. Io volevo fare due piccole notazioni. La prima era sul metodo. Il merito spetta a Claudia Migliore, quindi lascerò a lei come dire, di prenderselo perché se lo merita. Questa, la produzione, il lavoro che è stato fatto durante questa fase finale del progetto è stato fatto anche tenendo conto di una situazione nuova. Noi siamo un post-pandemia, quindi rispetto alla presenza quasi obbligatoria, no, di qualche anno fa, abbiamo delle possibilità tecnologiche diverse. Contemporaneamente, io per primo, magari siamo un po' stufi di essere sempre attaccati al computer e ricominciamo almeno, vi parlo a titolo personale ovviamente, a valorizzare anche dei momenti di sintesi, di interscambio, di fisicità, che sono quelli che magari ti possono dare del non detto, dell'implicito a valoriale a una cosa che attraverso degli strumenti tecnologici che rimangono veloci, rimangono efficienti, costi estremamente limitati, però non riescono ad esprimere. Io penso che il metodo che è stato utilizzato, anche il metodo di lavoro, no? Cioè come erano organizzati i vari gruppi di lavoro, gli interscambi, eccetera, sia interessante perché è una delle, mi veniva prime volte, non è così, magari sarà le seconde volte, però sicuramente può essere un esempio di qualcosa di virtuoso che ci può aiutare a lavorare in maniera più puntuale, efficiente ed efficace, soprattutto per problematiche che non è così banale svolgere. Stiamo parlando qui di un confronto tra amministrazioni che hanno la stessa forma giuridica, se mi permettete la semplicità, ma hanno all'interno giustamente delle complessità e anche delle differenze da cui si può anche trarre ispirazione, perché io penso che il confronto tra diversi aiuta anche a capire dove andare, come migliorarsi, quindi penso che questa sia un'esperienza interessante. La seconda notazione era invece, volevo fare un piccolo passo indietro, e mi ricordo quando per le prime volte sentii parlare del Piao e quello che diciamo, la ragione per cui cominciamo a parlarne è che si diceva che le pubbliche amministrazioni hanno, non so quante erano, 40-50 scadenze, non mi ricordo. Comunque c'era un problema di natura burocratica, no? Di scadenze, proprio di lavoro, e si disse, ma perché invece di fare, non so, 30 documenti separati l'uno con l'altro, non se ne fa uno dove ogni documento diventa un capitolino e la chiudiamo lì. Detta così, uno pensa che sia una semplice intervento di semplificazione, giusto? Quello che però sto notando è che questo signore qui, il Piao, ha in realtà un potenziale di innovazione che probabilmente non è ancora espresso. E è molto importante per me, sono molto contento di essere qua oggi perché questo è uno dei momenti, dei primi momenti in cui ci rendiamo conto, secondo me, di quello che potrebbe essere questo potenziale. La prima ragione per cui vedo questo potenziale è che è più complicato tenere nel proprio cassetto i propri dati. Quando mi è capitato di occuparmi di cose pubbliche, direi c'è una probabilmente fisiologica, naturale tendenza di chi lavora a pensare giustamente che il prodotto del proprio lavoro, il dato, no? Quello che scrive, eccetera, faccia parte anche del mio essere professionista. Nel privato è uguale, cioè non spaventatevi, non è una cosa tipica del pubblico. Direi che è normale di qualsiasi burocrazia. Col Piao, il fatto di tenere nel proprio cassetto il documento non è impossibile, però è un po' più complicato. Il che vuol dire che è come se avessimo invertito la gravità, no? Cioè, la gravità ti spinge un po' di più di prima a condividere. Detto
Da sola non basterà, naturalmente c'è bisogno anche di ben altro, però almeno questo rispetto al passato magari è già un punto di differenza. La seconda opportunità che vedo è che proprio perché esiste un documento dove le informazioni vanno a precipitare, questo documento può essere letto, può essere distribuito e a questo punto può andare anche a un audience che probabilmente fino a ieri non avrebbe chiesto di leggere un documento interno della pubblica amministrazione, ma un domani potrebbe essere interessato invece a leggersi un PIAO. E questo documento racconta che cos'è la pubblica amministrazione ad un utente che non necessariamente è preparato da un punto di vista tecnico per capire. Mi rendo conto che sto parlando in maniera un po' complicata, quindi cerco di faccio uno sforzo di semplificazione. Vi parlo della mia esperienza nel privato, no? Quando sono arrivati i fondi di investimento, quelli che si chiamano i fondi equity, no? Quindi non sono quotati in borsa, sono dei signori che raccolgono tanti soldi e vanno in giro a comprare le aziende. Tutte le aziende che vogliono farsi, no? Ricevere degli investimenti, ovviamente si mettono il vestito buono, si fa la barba, no? Si profumano e vanno a raccontare, hanno dei piani dove, no? Dopodomani diventi ricchissimo, multimiliardario, eccetera. Tutte. Quindi, quando un fondo deve scegliere se investire nell'azienda A o nell'azienda B, dopo aver ricevuto tutta questa documentazione, fa una sola domanda. Dice: voglio avere accesso alla documentazione interna. Ho capito che tu mi hai raccontato tutto questo, ma io voglio vedere il tuo budget, voglio vedere i tuoi ordini di servizio. Voglio vedere la tua organizzazione, voglio entrare ovviamente tutto c'è un papiro così di no, confidenzialità, no? Cioè i legali, insomma, cioè, preparano tutta la cosa, però a questo punto l'organizzazione si apre per essere conosciuta, no? Da qualcuno che deve scommettere su questa organizzazione. Veniamo a noi. Quello che abbiamo visto in questo anno e mezzo quasi 2 anni in realtà, che abbiamo iniziato a maggio del 21, di concorsi pubblici, Formez ha fatto concorsi con quasi 2 milioni di candidature in questo periodo un po' frenetico, è che facciamo fatica a trovare giovani. Non è vero che rinunciano, scappano, non si candidano, non se ne candidano abbastanza. E una delle ragioni per cui non si candidano, e vi dico, colleghi, chi ci sta sentendo al nord sa di che cosa sto parlando, è che soprattutto da una certa latitudine in su, dire che devi andare a lavorare nel pubblico, come dire, non è qualcosa di scontato, mettiamola così, no? Tirando fuori dei luoghi comuni che vi evito perché a me fanno un po' innervosire, ma non è questa la sede dove ragionare su questo. Bene. Se vogliamo rovesciare la narrazione, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma probabilmente uno dei modi più concreti per farlo è non solo raccontare che cosa siamo, ma anche far vedere dall'interno come funzioniamo. Vi faccio un esempio. Se io sono un ragazzo di 28 anni, 30 anni, neolaureato e devo scegliere se entrare, fare un lavoro nel pubblico o uno nel privato. Guardo lo stipendio, va bene, guardo tutto quanto devo vedere, poi un giorno magari mi verrebbe voglia di capire se in una certa organizzazione posso far carriera, se riceverò della formazione, che tipo di formazione ricevo e quant'altro. Il privato ha già pronta la brochure, il video, no? Cioè, ha già pronta la macchina perché sono abituati a fare così, sono anni che fanno così. Nel pubblico questa non è un'abitudine che c'è storicamente, sono 10 anni che si fanno concorsi. Sarei sorpreso che qualcuno avesse, no? Non c'era neanche la materia prima su cui sperimentare. Bene, se noi riusciamo a raccontare in una maniera semplice, che si capisca, magari non quella, non so, colleghi magari che sanno più diritto amministrativo di me mi bacchetteranno, ma non è questo il momento del diritto amministrativo, è il momento invece di raccontare nel modo più semplice possibile. La verità. Quindi, che cosa succede all'interno dell'organizzazione, che cosa un ragazzo o una ragazza si può aspettare nel momento in cui, ad esempio, inizia a lavorare per un'amministrazione regionale. Quello che vi sto dicendo è un capitolo del PIAO. C'è un capitolo del PIAO, che è il piano dei fabbisogni, giusto, di personale, dove c'è dentro da qualche parte anche le strategie di formazione e le priorità strategiche. Quello raccontato con, vabbè,
sapete da dove vengo, quindi un po' di grafico, un po' di colori, insomma, roba, no? che attiri l'attenzione, che riesca a comunicare con delle persone che hanno 30 anni. Io ne ho il doppio, quindi non devono comunicare con me. Io riesco a leggere 20 righe di fila. Non sono sicuro che un trentenne le legge con la mia soglia di attenzione, quindi ha bisogno che gliela facciamo più semplice. Bene. L'opportunità del PIAO è questa, cioè per la prima volta noi abbiamo un documento dove tutto quello che dobbiamo raccontare c'è, è ufficiale, è stato pensato e progettato per essere comunicato e quindi è come se il primo tempo del film noi ce l'avessimo pronto. Adesso lì probabilmente inizierà la cosa un pochino più complicata, c'è cioè il secondo tempo, quindi bene, abbiamo questo potenziale, abbiamo delle ottime ragioni per farlo, perché ripeto, noi in questo momento, soprattutto su certi profili, abbiamo più posti che candidati. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa per raccontarci, per far capire a chi oggi sta cercando un lavoro, e ce ne sono tanti, non è che ce ne sono pochi, che le opportunità all'interno del pubblico, le opportunità all'interno di un'amministrazione regionale hanno un certo interesse, poi sarà lui o lei a decidere se gli piace oppure no. Però almeno partiamo alla pari con altre alternative che ad oggi si avvantaggiano, forse perché abbiamo noi una disabitudine, se vogliamo, nel comunicare con questi ragazzi e ragazze. Va bene, grazie mille e buon lavoro.